Siamo sempre in diretta da EOS, la fiera 2024 di Verona dedicata alle armi sportive e da caccia. Siamo qui in compagnia di Raniero Testa, che ha necessità di ben poche presentazioni essendo famosissimo. Le sue performance sono sempre straordinarie, ma siamo in compagnia anche del giovane Alessandro Sacchetti, che è molto promettente e potrebbe diventare un degno emulo di Raniero. Facciamo sì che sia lo stesso Raniero a presentare questo giovane promessa che ha solo 13 anni. Allora, in realtà questo giovane ragazzo, Alessandro, ha superato le fasi del provino per entrare nell'accademia e quindi a tutt'oggi è diventato in pochissimo tempo, in pochissimi mesi, davvero un funambolo del tiro con l'aria compressa. E nel mio campo si esibisce, si allena quotidianamente facendo delle performance davvero particolari con questa arma, che è una libera vendita, una Stormider, che adesso lui ci presenterà. E insomma, in lui abbiamo scoperto davvero delle doti particolari, è un vero fuoriclassi. Allora vogliamo coltivare questa sua passione, e così per magari domani ritrovarci un Raniero 2 nel campo è molto importante. E allora diamo la parola ad Alessandro, che ci spiega quali sono in realtà le sue performance e con che carabina le ha realizzate. Allora, questa carabina si chiama Diana Stormider, è una carabina ad aria compressa inferiore a 7,5 Joule. Le mie performance sono state quelle di colpire un piattello sulla distanza di 15 metri con il fucile capovolto sopra la testa e dietro la schiena. Quindi senza guardare la linea di mira. Sì, quindi in modo assolutamente istintivo. Chissà da chi avrà imparato, esatto. Assolutamente. Però lui ha un record effettivamente con questa Stormider. Qual è? E qual è? Quello che ho colpito un piattello a 60 metri. Beh, soprattutto con una libera vendita è un risultato di tutto rispetto, assolutamente. Non solo una volta, più volte, quindi... Quindi diciamo che non è stato un caso, ma c'è assolutamente un talento. Sicuramente dell'intuito da parte sua. E quindi non possiamo far altro che dare i nostri migliori auspici ad Alessandro per una carriera di performer altrettanto di successo, quale quella di Raniero. Grazie.